Siamo qui con Don Vincenzo Barone, parroco appunto di Domodossola, della parrocchia di Domodossola, ed è responsabile della Caritas. Don Vincenzo, con questa emergenza Covid sono aumentate le esigenze delle popolazioni e delle persone che chiedono aiuto. È vero questo? Sì, qualcuno in più lo abbiamo avuto nel nostro centro ascolto Caritas dovuto all'emergenza del Covid. Come funziona il centro ascolto Caritas? Allora, noi in questo momento, proprio su questa emergenza, diamo la borsa della spesa. Ecco, e poi se ci sono difficoltà sia a livello delle bollette, di luce, gas, e così allora la parrocchia interviene. In questo momento non c'è la distribuzione degli abiti proprio per il motivo delle sanificazioni. In questo momento non possiamo distribuire neanche raccogliere, perché vorrebbe dire sanificarli tutti e diventa un problema. Ecco, una borsa della spesa che dipende da famiglia a famiglia. Dipende dalla tipologia della famiglia, per cui se la famiglia è numerosa avrà un quantitativo di roba, se sono meno o meno, allora altro. Poi dipende anche da quello che loro comunque in qualche modo chiedono, ecco. Per cui c'è di tutto, questo solo per quanto riguarda il secco, ecco. L'umido, non so, per esempio il discorso carne, insalata, queste cose qui, questo non c'è. E come lo prendete? Come? Allora, su questo vediamo un attimino se attraverso sempre gli operatori della Caritas ci abbiamo dei buoni, per cui alle famiglie che hanno bisogno diamo anche un buono da spendere, no, nei supermercati. E poi c'è tutto l'invenduto legato al CIS, per cui anche il CIS porta alle varie famiglie l'invenduto, che sono insalata, tutte queste cose qui che i supermercati danno. Abbiamo dei numeri, Don Vincenzo, di quante persone potete aiutare? Sì, più o meno le famiglie sono un centinaio. Un centinaio? Ossolane stiamo parlando? Sì, che vivono qui a Domodossola. Che vivono qui a Domodossola, cioè se Ossolane o anche nei dintorni. Sì. Ecco, voi lavorate in stretta collaborazione col CIS, questo è molto importante. Noi lavoriamo col CIS, col Comune e anche con la Croce Rossa. Noi una volta al mese, quando non c'era il Covid, ci trovavamo e facevamo una riunione in cui guardavamo un po' le varie emergenze, i casi che c'erano. Per cui c'è questa collaborazione anche con la Cappuccina, e questa collaborazione ci ha aiutato davvero a fare un buon servizio. Grazie mille Don Barone, grazie, che è responsabile della Caritas. Insieme con tutti i volontari. Insieme con Seger. Certamente è un ringraziamento a lui e a tutti i volontari, perché sappiamo proprio in questi giorni sotto le festività di Natale, proprio per cercare di raccogliere dei fondi, andavano a fare i pacchettini nei negozi. Mi hanno consegnato 1500 scatole, quindi tantissimo. Grazie mille, buon Natale. Grazie.